Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Si è svolto questa mattina a Pescara il flash mob organizzato dalle associazioni ambientaliste per ricordare di votare sì al referendum abrogativo sulle trivelle previsto per il prossimo 17 aprile. Francesca Romana Testi. Vota sì! Vota sì! Un flash mob per ricordare di votare sì al referendum abrogativo sulle trivelle. Si parla di imporre un limite temporale alle concessioni delle piattaforme entro le 12 miglia. A questo saranno chiamati al voto i cittadini il prossimo 17 aprile. A scendere in piazza a Pescara, Lega Ambiente, WWF e anche i rappresentanti della Croazia venuti a smentire notizie false proprio sul caso petrolio. E quello che noi continuiamo a dire è scegliete il futuro. Scegliete il futuro che è fatto anche di nuovo lavoro, ma è un lavoro pulito, trasparente, in cui l'interesse collettivo è garantito. Basta con le trivellazioni, con l'estrazione di gas e petrolio, stiamo parlando di pochissime quantità che assolutamente non incidono né sulla nostra qualità di vita né sull'economia del paese. Si tratta invece di puntare sul solare, sull'eolico per creare nuovo lavoro. È proprio di questi momenti la notizia che anche la Francia rinuncerà alle trivellazioni dopo la Croazia. Governo Renzi, portaci nel futuro, basta con i fossili. E allora quali sono i messaggi degli ambientalisti per i cittadini? E invitiamo a votare sì, perché si tratta di ristabilire in maniera chiara che le concessioni per le trivelle a mare entro le 12 miglia devono avere una data di scadenza, non possono essere senza fine, e poi perché bisogna fare un primo passo fondamentale verso il rispetto di quegli accordi che abbiamo preso a Parigi come Italia insieme ad altri 180 paesi. La Croazia oggi viene a manifestare a Pescara per esprimere quello che forse in qualche modo vuole essere ancora di più sottolineato. Siamo oggi qui le associazioni ambientaliste che vengono da tutti i paesi, dunque dai 5 paesi che si affacciano sull'Adriatico per dare un supporto alla battaglia dei cittadini italiani contro le trivelle. Ci siamo accorti che c'è in corso una campagna di bugie incredibili per quanto riguarda la situazione in Croazia, tipo che la Croazia ha delle trivelle, dei progetti in corso, e le uniche trivelle che ci sono quelle nel nord Adriatico, ci sono 19 per l'estrazione del gas e di proprietà della Eni. E Forza Italia attacca il governo regionale sul caso del referendum. A parlare il senatore Fabrizio Di Stefano, che denuncia l'assenza di iniziative da parte della regione ad una settimana dal voto. Ascoltiamo. Ambiguità della Regione Abruzzo sul caso trivelle. A parlare Forza Italia, che sottolinea l'assenza di iniziative da parte del governo regionale a una settimana dal voto, ricordando che l'estrazione di idrocarburi prevista davanti alle coste abruzzesi garantirebbe solo l'8% del fabbisogno nazionale, facendo guadagnare royalties bassissime a fronte di un rischio ambientale molto alto. Noi stiamo mobilitando tutte le nostre strutture per invitare la gente a recarsi alle urne e votare sì al referendum, coerentemente con una battaglia che abbiamo fatto ormai da anni, sempre dalla stessa parte e sempre con le stesse tematiche. Viceversa, vorremmo sapere che cosa fa il Partito Democratico del Presidente D'Alfonso, che non soltanto non rispondono alle interrogazioni e agli ordini del giorno del Consiglio regionale, ma che aveva addirittura fatto quella vergognosa retromarcia di ritirarsi dal quesito referendario che oggi andremo a sostenere e a votare il 17. La bufera non passa, noi alzeremo i toni in questa settimana, faremo manifestazioni in tutto il territorio, sperando che la sensibilizzazione sia massima e conseguentemente anche l'affluenza alle urne. Ma qualora non dovesse succedere questo e qualora vergognosamente il PD riuscirebbe nel suo intento di far saltare il referendum, capirebbe le motivazioni. Tempa rossa penso che sia quanto mai caduto a proposito per far capire da che parte sta il Partito Democratico. Un weekend di incontri con i cittadini anche per il Movimento 5 Stelle, che annuncia presidi nelle piazze d'Abruzzo in attesa del referendum appunto sulle trivelle.
Movimento 5 Stelle che scende in piazza per informare i cittadini sulle attività svolte, sui referendum, su tutto ciò che è giusto sapere alla luce di quello che sarà un voto per i cittadini importante. Esatto, è una grande stagione referendaria che si sta aprendo per gli italiani, perché il 17 aprile sarà un appuntamento importante per dire no a questa politica energetica, per dire no al governo delle lobby che è quello, appunto, il governo Renzi. Inizierà anche la campagna di raccolta firme per il referendum sociale del 2017. Referendum su scuola, inceneritori, ambiente, Italicum, sono alcuni dei provvedimenti peggiori di questo governo, quindi è un'occasione importante per i cittadini per sperimentare la democrazia, per praticare la democrazia e quindi mettere in pratica e mandare a casa il governo Renzi. Dove saranno i luoghi principali di incontro? Pescara poi? Pescara, L'Aquila, Teramo, Chieti, tutti i centri che andranno al voto dove abbiamo già degli eletti. Insomma, ci saranno tantissimi banchetti da sabato e domenica, questo per i prossimi 3 mesi, quindi l'appuntamento il 17 aprile è importantissimo, inviteremo tutti ovviamente e spiegheremo per le ragioni per cui bisogna andare a votare al referendum e inizieremo a raccogliere i firme per il referendum sociale del 2017, un altro appuntamento importantissimo per mettere in crisi questo governo scandaloso. Cambiamo argomento, una sentenza fantasma, quella del Consiglio di Stato sul caso dei vettori privati, annunciata dal consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro. A scoprirlo la FIL-CGIL che oggi annuncia con una lettera aperta a tutti i capigruppo del Consiglio regionale per discutere del rischio del trasporto pubblico locale alla luce del vuoto normativo della Regione Abruzzo. Ascoltiamo. C'è una sentenza che ha dato ragione ad un operatore privato, secondo la quale un operatore privato può liberamente, sulle tratte commerciali, quindi non contribuite dalla Regione, attivare un servizio. Noi avevamo contestato questo servizio di natura commerciale perché è già servito con il TPL, cioè con il trasporto pubblico locale, perché ci sono abbonati, ci sono pendolari, ma il TAR prima e il Consiglio di Stato dopo hanno ritenuto che invece ci vige in questo caso la regola del libero mercato. Sono queste le dichiarazioni che stanno sollevando polemiche tra sindacati e Regione Abruzzo nel tavolo svoltosi il 23 marzo scorso alla presenza del presidente TUA, Luciano D'Amico, del consigliere con deleghe trasporti Camillo D'Alessandro e i rappresentanti dei sindacati. Era in discussione il rischio che un vettore privato si mettesse in concorrenza al trasporto pubblico locale, sovrapponendosi alle corse regionali a prezzi stracciati. 1 euro per la tratta L'Aquila-Roma, con tanto di foto dei mezzi pronti nel deposito di L'Aquila. La richiesta dei sindacati alla Regione è stata quella di intervenire per colmare il buco normativo che aveva lasciato spazio ai vettori privati. Per i sindacati era chiara la responsabilità della Regione per non aver legiferato in merito di piano regionale trasporti, programma triennale dei servizi e piano dei servizi minimi, consentendo dunque al vettore privato di ottenere un giudizio favorevole alquanto scontato da parte della magistratura. Nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, il consigliere D'Alessandro parla di una sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto confermato il giudizio espresso dal TAR. La FILT-CGL va alla ricerca di quel documento e scopre invece che quella sentenza non è mai esistita. In definitiva, scrive in un comunicato, sembrerebbe che il vettore privato stia attualmente operando su tratte oggetto di contribuzione regionale senza le opportune autorizzazioni. La questione diventa un caso. Perché D'Alessandro ha fatto quelle dichiarazioni? Un'informazione falsa che alla luce dei fatti renderebbe illegittima la presenza del contestato vettore low cost. Per tali ragioni la FILT-CGL Abruzzo, unitamente alla Confederazione regionale, sta predisponendo una lettera aperta indirizzata a tutti i capigruppo presenti in Consiglio regionale affinché si torni ad affrontare subito la discussione, compreso il rischio di danni economici al settore dovuto all'ingresso di competitors privati. Ed è arrivata in redazione la replica con le spiegazioni da parte del consigliere delegato ai trasporti della Regione, appunto, Camillo D'Alessandro. Nel corso dell'ultima riunione i sindacati, in particolare la CGIL, dice D'Alessandro, mi ha riferito circa la possibilità dell'esistenza di una sentenza di conferma da parte del Consiglio di Stato. Nel corso della riunione ho chiarito che non avevamo le carte, ma ho dato per scontato per certa l'informazione. Ai fini pratici non cambia nulla, nel senso del lavoro
lavoro che deve fare Regione Abruzzo, ovvero fare la legge sui servizi minimi, quasi pronta. Insieme ai sindacati abbiamo scalato le montagne, continua il consigliere, ora possiamo finalmente raggiungere la meta. Dividersi sui dettagli, importanti per carità, significa altro. E altro è che è ricominciata la lotta di riposizionamento per alcuni sindacati per non perdere tessere e tesserati in una irresponsabile corsa allo scontro. Spero che dopo le procedure in corso di conflitto e confronto da parte dei sindacati, conclude D'Alessandro, si potrà tornare a ragionare con serenità. Di certo loro non sono padroni dell'azienda, così come non lo siamo noi, ma i cittadini utenti. 10 anni e 3 miliardi di euro necessari per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico, lo rivela Paolo Esposito, responsabile dell'ufficio della ricostruzione. Filippo Tronca. La ricostruzione post-sismica dei 56 comuni terremotati abruzzesi durerà in media altri 10 anni. Non è una profezia, ma un sensato cronoprogramma calcolato dal titolare dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dei Comuni, Paolo Esposito, sulla base dell'attuale ritmo di approvazione dei progetti e di apertura e chiusura dei cantieri. Ad oggi, al ritmo attuale di emissione a contributo e con il ritmo attuale di apertura cantieri, abbiamo stimato un dato di 2022-23 per la concessione contributo e un paio di anni dopo per la chiusura cantiere. Ovviamente è un dato medio, ci sarà qualche comune che finirà prima, qualche comune che finirà dopo. La strada è ancora lunga, ma è percorribile, insomma, in 7 anni, snocciola altri dati Esposito, oltre il 20% della ricostruzione post-sismica può dirsi conclusa, visto che sono state riparate 4.126 abitazioni inagibili su 23.240. Nei comuni fuori crateri, invece, i cantieri sono stati riconsegnati in 1.165 abitazioni su 3.008. Una grande opera costata finora 1,4 miliardi di euro e che per essere conclusa ha bisogno di altri 3 miliardi. Noi abbiamo diversi indici, diversi report. Guardiamo se un comune ammette la capacità, diciamo, di impegnare la spesa rispetto a quanto gli è stato dato, perché in passato c'era una preassegnazione, oggi si va al puro tiraggio, e poi la capacità ovviamente a valle di aprire i cantieri. Sicuramente rispetto a 2 anni fa il numero di comuni che hanno cominciato a marciare velocemente è maggiore, continuiamo a avere delle aree di criticità nel teramano e sparsi un po' in Valle Aterno o in Valle Subequana. Ma ha senso ricostruire interamente questi paesi anche se comunque tra 10 anni chissà se saranno popolati, visto la popolazione invecchia, e soprattutto non ci sono condizioni di lavoro economiche per consentire un reinsediamento dei giovani? Beh, questa domanda ha fatto a me che cerco di mandarla avanti, è chiaro che io in questo sono sempre molto ottimista, spingo molto le amministrazioni ad accelerare il processo. Perché? Perché c'è il rischio dello spopolamento di fronte a una certezza dei tempi. Preoccupa il caso della discarica sequestrata 2 giorni fa dalla Guardia Costiera di Pescara a Montesilvano. A intervenire oggi è il presidente della Commissione di Vigilanza, Anthony Aliano, che chiede l'avvio immediato delle operazioni di bonifica del sito contaminato. Preoccupa il caso della discarica sequestrata a Villa Carmine, preoccupa la situazione ancora non chiara dei danni arrecati al territorio, alla fauna e all'ambiente e delle conseguenze che queste potrebbero portare alle persone, pensando alle coltivazioni, alla fauna marina e al bestiame da allevamento. Purtroppo da 30 anni Montesilvano e le zone limitrofe scontano l'inefficienza di amministratori, l'incapacità di amministratori, pronti sempre a rassicurare in costanza di campagna elettorale, ma giammai ad offrire soluzioni concrete. Noi in realtà abbiamo deciso di dare un cambio di tendenza a questo trend che la politica purtroppo ha assunto oramai da troppo tempo a discapito dei cittadini, e quindi oggi siamo qui in piazza con tecnici, in particolare Gianluca Milillo, per offrire delle soluzioni concrete finalmente dopo 30 anni, ma in particolare dopo 10 anni in cui le amministrazioni sono state completamente latitanti. Si sta procedendo ad una bonifica del sito e nel frattempo il sindaco di Montesilvano ha subito emesso un'ordinanza restrittiva sull'acqua. Si procede con attività precauzionali e si attende l'esito delle analisi. Il problema di fondo è che
come tutte le discariche che originano negli anni 70, il materiale messo all'interno di natura molto eterogenea, non esisteva comunque un tipo di selezione all'epoca. Quindi il percolato come sommatoria degli elementi che possono trovarsi all'interno può avere una delle nature più eterogenee in assoluto e quindi non possiamo ancora sapere quale potrebbe essere il diretto impatto sulla fauna, sulla biodiversità e sulla salute pubblica. Per quello un'attività cautelativa presa da parte del sindaco ci sembra molto coerente. I carabinieri della stazione di Notaresco nel Teramano hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio Massimiliano Sinciaro, 42enne residente a Notaresco. I carabinieri lo hanno fermato nei pressi di un bar del centro e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina. Nella perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti altri 60 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il taglio dello stupefacente e per il confezionamento, oltre a 5.700 euro in contanti. Dopo le formalità di rito, il 42enne è stato accompagnato alla sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura di Teramo in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Via le restrizioni su frutta e verdura dopo l'incendio alla Italpannelli di Ancarano. Il Dipartimento di Prevenzione dell'USUR rassicura sull'esito delle analisi sui prodotti ortofrutticoli. Ascoltiamo. Nessun pericolo per la salute dei consumatori, per questo motivo sono state revocate le ordinanze che vietavano il consumo di verdure, ortaggi e frutta e l'utilizzo di acque sotterranee per irrigare nella zona dell'Italpannelli, l'azienda di Ancarano andata a fuoco lo scorso 29 marzo. E quanto emerge dai 28 campionamenti effettuati dall'azienda sanitaria unica regionale di Ascoli. Prescrizioni sostituite con semplici indicazioni sanitarie da adottare per cautela, che in buona sostanza si limitano al lavaggio accurato con acqua potabile di verdura, ortaggi e frutta, con il consiglio di eliminare la buccia da quest'ultima. Restano invece i divieti nel raggio di 5 km sul pascolo degli animali e sulla loro alimentazione con foraggio eventualmente esposto alla ricaduta dei residui della combustione. Divieto che permane all'interno della cosiddetta zona rossa, che sarà revocato non appena saranno resi noti gli ultimi campionamenti effettuati il 6 aprile. Intanto l'inchiesta va avanti, i due operai di una ditta esterna impegnati in operazioni di saldatura su un soppalco sono stati iscritti sul registro degli indagati. Un atto da parte del sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, titolare dell'inchiesta, che conferma ancor di più come l'ipotesi iniziale dell'incendio, partito proprio a causa del lavoro effettuato dai due operai, sia quella più credibile. Buone notizie invece riguardo le condizioni di salute del vigile del fuoco di Bellante, rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento del rogo. Il 39enne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere svenuto ed aver battuto la testa, ha riaperto gli occhi. I medici hanno interrotto il coma farmacologico per vagliarne pian piano le condizioni, ma lo tengono ancora sedato per non affrettare i tempi. Nelle prossime ore, in caso di riscontri positivi, i medici proseguiranno nel renderlo sempre più vigile. Lasciamo la cronaca e cambiamo completamente argomento. Tra gli appuntamenti sarà il celebre scrittore Federico Moccia a presiedere la giuria della sesta edizione del Premio Internazionale D'Annunzio che si svolgerà a Città Sant'Angelo. Ai nostri microfoni ha raccontato la difficoltà di pubblicare il suo primo successo. Ha rivolto un invito a tutti coloro che ancora sono in attesa di consacrazione. Ascoltiamo. È l'aspetto umano a contraddistinguerlo. La sua prima domanda è: come ti chiami? Cerca un rapporto diretto, immediato, senza fronzoli, sovrastrutture. Si presenta in punta di piedi Federico Moccia, che quest'anno ricoprerà il ruolo di presidente di giuria della sesta edizione del Premio Internazionale di Narrativa e Poesia Gabriele D'Annunzio. Proprio lui che racconta quante barriere abbia incontrato prima del suo grande successo. Spiega ai nostri microfoni: nessuna casa editrice credeva che quello che avevo scritto in 3 metri sopra il cielo fosse accaduto davvero. Mi fa piacere avere la possibilità, questa bellissima città di Pescara, e legato a Gabriele D'Annunzio, il fatto di poter dare un premio che possa in qualche modo spingere, ma anche la curiosità sinceramente di conoscere dei nuovi scrittori, quindi per me avvicinarmi a dei testi che arrivano così come fu il mio quando lo mandai a tutte le case editrici e che nessuno lo voleva pubblicare, secondo me è una grande curiosità. Scrivere per
esprimere se stessi, scrivere superando le paure di piacere o di essere vulnerabili. Il premio D'Annunzio sarà per lui l'occasione di giudicare il lavoro di tanti, tantissimi scrittori in cerca di pubblico. Secondo me uno scrittore deve essere comunque fiero del suo lavoro, non deve aver paura, anzi a volte la condizione di pensare eccessivamente agli altri può diventare un limite per il piacere, come diceva lo stesso D'Annunzio, dello scrivere. Da scrittore a giudice, un capovolgimento di ruoli che in questa occasione diventa uno strumento per lanciare un messaggio di incoraggiamento a chi ancora non ha ottenuto l'ambita consacrazione. Non perdere mai l'entusiasmo che ti porta ad attraversare quella pagina bianca facendola diventare improvvisamente viva, piena di colori, di racconto, di storia, di dolore, di felicità, di sofferenza, e quella di vincere un D'Annunzio d'oro, perché no? Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il Pescara torna per almeno 24 ore sul podio della Serie B dopo l'anticipo vinto per 1-3 nella Tana dell'Avellino. Un balzo in avanti clamoroso, era ottavo in attesa delle gare di oggi. Paolo Renzetti. Un delfino commovente spugna con pieno merito per 3-1 il Partenio Lombardi di Avellino, facendo un sol boccone dei Lupi d'Irpinia e scrivendo una pagina importante di un campionato che vede nuovamente protagonista la Oddo Band dopo qualche boccone amaro di troppo. In terra campana si è rivisto il vero Pescara, che in una serata di grande emergenza è riuscito a dimostrare di poter far bene anche senza 8 titolari, e ora sotto con il Cesena venerdì prossimo in uno stadio adriatico che si spera caldo, come la squadra davvero merita. Al Partenio si presenta un Pescara Baby con 3,97 in difesa e Ventola all'esordio assoluto. Il giocatore della primavera sarà uno dei migliori in campo. In totale sono 8, come detto, gli assenti, un vero e proprio record. Si comincia davanti a 5.000 spettatori e con il settore ospite chiuso per decisione dell'osservatorio. In campo l'avvio vede un canovaccio forse imprevisto, con i biancazzurri a fare la partita e l'Avellino a subire la verve di Memusciai e soci. Nel finale di tempo le cose migliori, e con il Pescara che ha un cuore grande così e che al 34esimo trova il meritato vantaggio grazie ad un gran gol di Gianluca Caprari, che supera Frattali realizzando così la sua 11esima rete stagionale. Gli ospiti ci credono e al 38esimo arriva il raddoppio ancora di Gianluca Caprari, che segna in posizione regolare con l'annullamento per fuorigioco inesistente da parte del primo assistente Tolfo di Pordenone. Una beffa atroce per una squadra, quella abruzzese, che continua ad attaccare riuscendo così a chiudere comunque il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa si riparte nell'Avellino con una novità e con Sbaffo in campo al posto di Visconti. La squadra di casa è più offensiva e al quinto trova il pareggio con Castaldo grazie ad un tiro violento che non lascia scampo ad Aresti. Al settimo minuto ancora i pini pericolosi con il pallone che attraversa l'area piccola facendo correre un brivido agli abruzzesi. Al 12esimo Verre ci prova dai 20 metri per il Pescara con Frattali, che riesce comunque a bloccare in due tempi. Ma in agguato c'è Gianluca Lapadula, sempre lui che di testa si inventa il 2-1 riportando il Pescara meritatamente in vantaggio. Per il bomber biancazzurro i gol in stagione diventano 21, così come lo scorso anno in casa teramana. Il Delfino c'è e si fa valere anche se al 22esimo D'Angelo trova il miracolo di Aresti, che poi si ripete al 25esimo salvando su colpo di testa di Mokulu. Oddo corre ai ripari mandando in campo Acosta e Mitrizza al posto di Caprari e Pasquato, ed è proprio il giocatore romeno a mettere in rete al 31esimo per il 3-1 e facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra e dei suoi compagni in campo. Aresti e soci festeggiano un gol importante, anche perché l'estremo biancazzurro in serata di grazia al 37esimo salva ancora su conclusione insidiosa di Sbaffo. I biancazzurri non stanno però certo a guardare e al 39esimo c'è la risposta con un tiro di Memusciai e con Frattali che salva in calcio d'angolo. Il finale vede il prevedibile forcing avellinese che si concretizza solo con un palo esterno dell'ex lancianese Paghera al 45esimo, prima del tripudio dei ragazzi di Massimo Oddo, che possono festeggiare almeno per qualche ora il ritrovato terzo posto. Il Pescara è tornato. Ho fatto anche altre volte questi cambi, non sono andati bene. Purtroppo le circostanze fanno un allenatore vincente
o perdente, nel senso che io faccio sempre dei cambi ragionati per cercare di aiutare la squadra a fare meglio, a volte difensivi, a volte offensivi, e a volte ti va bene, a volte ti va male. Quando li azzecchi hai azzeccato e quindi sei fortunato, quando li sbagli hai sbagliato, sei stato pure sfortunato, quindi va bene così, insomma, non è che... È la normalità, fa parte del calcio, e se azzeccassi sempre costantemente tutti i cambi che faccio, vuol dire che vincerei tutte le partite, perché faccio i cambi, faccio i gol, quindi è un discorso che non sta in piedi, insomma. Guarda, io ero per un verso molto ottimista, per l'altro non pessimista ma indeciso, per un semplice motivo: ottimista perché conosco bene questi ragazzi, conosco bene Ventolo che ho allenato per un anno, conosco Vitturini che comunque ha già dimostrato, conosco Mandragora, conosco Fornasier, nonostante tutte le critiche sono tutti ottimi giocatori, a volte possono sbagliare. Ventolo è un ragazzo che ero sicuro che avrebbe fatto la sua prestazione. L'indecisione semmai sta nel fatto che comunque un 97 che esordisce non sai mai come possa reagire. Fortunatamente ha reagito alla grande, è stato sempre in partita, non si è emozionato, e insomma, dopo la partita possiamo dirlo, cioè, oggi è stata un'impresa, perché praticamente eravamo con la difesa primavera, quindi è andata bene, però comunque sia, grande merito va a tutta la squadra, non solo quelli dietro ovviamente, ma tutti, perché in queste condizioni non era facile avere una mentalità comunque vincente. E dopo due sconfitte di fila, i frentani oggi affrontano l'Entella, obiettivo avvicinare la salvezza. Ci colleghiamo in diretta per le ultimissime con Alessio Giancristofaro. Alessio. Sì, buon pomeriggio Elisa, hai detto bene. Dopo due KO di seguito, la Virtus Lanciano tenterà oggi contro un Arta Virtus, l'Entella Ligure, di invertire la rotta e dunque tornare al successo. Abbiamo le formazioni ufficiali, dunque la Virtus non ci sono grosse novità di squadra, di pedine tattiche. Squalificato Gaetano Vastola, rientra a disposizione, a completa disposizione, Federico Di Francesco. Dunque questo l'11 a disposizione che schiererà mister Primo Maragliolo: Cragno tra i pali, Aquilanti, Amenta, Bacinovic, Marilungo, Di Francesco, Ferrari, Regione, Vitale, Di Matteo e Rocca. A disposizione Casadei, Salviato, Turchi, Bonazzoli, Di Filippo, Padovan, Di Benedetto, Milinkovic e Giandonato. Dunque risponde la Virtus Entella di Alfredo Aglietti con Jacobucci tra i pali, poi Volpe, Ceccarelli, Caputo, Cutolo, Palermo, Pellizzee, Jadid, Jacoponi, Costa e Sini. Questi i rispettivi schieramenti delle due squadre. È inutile dire che l'abbiamo anche detto, per la Virtus gara fondamentale da vincere per tornare al successo, per tornare ai tre punti. C'è una buona affluenza di pubblico e poi ne parleremo anche diffusamente con Andrea Costantini. Si iniziano a vedere i distinti, questa opera infrastrutturale, questa altra parte di stadio sta per essere completata. Tutto pronto al Biondi per Virtus Lanciano contro l'altra Virtus Entella tra poco più di mezz'ora. Gli aggiornamenti in presa diretta. Per il momento è tutto, a te Elisa. Grazie Alessio, buon lavoro. Scendiamo in Lega Pro. Un Teramo senza particolari assilli di classifica sarà in campo nel pomeriggio alle 17.30 all'Artemio Franchi di Siena contro la Robur, padrona di casa. I biancorossi hanno l'obiettivo di chiudere bene la stagione cercando con un successo esterno che manca dal blitz di Pisa dello scorso gennaio. Il tecnico Vivarini è ancora privo di Capitan Speranza e del centrocampista Cenciarelli. Conferma al centro della difesa per Caidi, match winner della partita di andata finita 2-1 per il Teramo. Rispetto all'11 che ha impattato con Rimini, l'unica novità sarà in attacco con Petrella che prenderà il posto di Lenoci. Il Siena ha tre punti in più e la rincorsa playoff sembra compromessa. Il tecnico Guido Carboni conferma il 3-5-2, ma sono diversi i ballottaggi in difesa tra Beye e Paramatti, a centrocampo tra Burrai e Minotti e in attacco tra Yamga e Rozzi. Direzione di gara affidata a Davide Miele della sezione di Torino.
Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. Ricordo tra poco l'appuntamento con il TG L'Aquila e poi diretta stadio in studio Andrea Costantini. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.